Bene, buongiorno a tutti. Io do il benvenuto nella nostra università ai relatori e agli organizzatori di questo convegno. Io sono il delegato alla ricerca del rettore e per chi non conoscesse la mia posizione, quindi sono qui oggi con una carica in una forma di carattere istituzionale, soprattutto per dare il benvenuto nella nostra università. E voglio ringraziare anche io gli organizzatori per questo convegno, perché si tratta di un tema di assoluto interesse e che oggi è dibattuto un po' dappertutto. Noi siamo oggi in una situazione in cui la pressione antropica, come si dice, è stressante sull'ambiente in molti aspetti che richiedono poi un approccio di carattere interdisciplinare. È stressante nei termini dell'assetto idrogeologico, con varie forme di inquinamento e così via. Sul rapporto salute-ambiente, noi oggi assistiamo a delle situazioni in cui addirittura si arriva all'esasperazione, no? Cosa mai verificatasi nel passato? Ma questo è uno dei temi in cui la società civile, la comunità, in qualche caso entra in una forma di esasperazione. Questo sta avvenendo oggi in Campania, è avvenuto qui qualche anno fa con la questione del nucleare e rischia di ritornare in originalità anche nella regione Basilicata, soprattutto perché la questione nucleare sembra non complessivamente sopita, tanto è vero che oggi noi tra poco saremo chiamati anche ad esprimerci con un referendum tra aprile e maggio. Quindi si tratta di un tema di sicuro interesse. Io credo che l'università sia il luogo più idoneo in cui discutere, iniziare la discussione su questi argomenti. Va bene la fase di denuncia, va bene la fase di analisi, ma poi bisogna anche mettersi a lavorare perché i problemi si risolvano. Quello che è mancato in questi ultimi anni, anche nel caso dei rifiuti campani, che toccano me personalmente, perché io sono campano e vivo in Campania, al di là dell'analisi, al di là delle denunce, poi di fatto una posizione, una fase progettuale è ancora mancante, le soluzioni ancora tardano ad arrivare. Molto spesso le soluzioni che si prospettano risultano essere non condivise con la popolazione, ancora più stressanti sull'ambiente. La questione degli inceneritori non è ancora complessivamente condivisa con le popolazioni e così via. Quindi io credo che è importante riportare la discussione in quelli che sono i contesti corretti, i luoghi idonei. Ed ecco perché la nostra università, piccola università, ha voluto e ha dato, si è resa disponibile, diciamo, senza alcun timore nell'ospitare questa organizzazione, questa manifestazione odierna. Noi speriamo, abbiamo la speranza qui in Lucania che il nostro ambiente sia ancora non complessivamente stressato da portare all'esasperazione, quindi si spera anche che ci siano ancora un pezzo ancora naturale dell'ambiente in questa regione che noi vogliamo difendere con decisione e con orgoglio. Quindi ospitiamo questa manifestazione anche in questo contesto, perché si sappiano e perché si inizi a parlare anche di possibili soluzioni alle questioni di carattere ambientale. Quindi ribadisco l'orgoglio oggi dell'Università nell'ospitare questa manifestazione, ringrazio la professoressa Colella che ha portato qui questa manifestazione, vi auguro una ottima giornata, ottimi interventi e speriamo che l'ambiente, come dicevo, ancora naturale della Lucania vi sia gradito
e vi sia di conforto in questa giornata. Grazie.